Oh, è incredibile davvero che l'Italia in ogni sorteggio sia sempre sfigata, perché le squadre italiane in Champions, in Europa League, in Conference sfigate. Eppure a sto giro, pure nei sorteggi della National League, l'Italia è riuscita a beccare un girone da quelli da mettersi le mani nei capelli. Ma ne andremo a parlare nel dettaglio in questo video. Like, iscrizione e campanella. Ho visto i sorteggi, ne andremo a parlare anche abbastanza rapidamente, perché non so quanto questo video potrà essere visto, però vabbè. Ma in generale, sì, li ho visti in diretta i sorteggi della National League, ma non so a quanti freghi onestamente la National League 2024-2025, ne andremo a parlare. E intanto la prima cosa che vi vado a dire sono le squadre che ha beccato l'Italia. L'Italia ha beccato il Belgio, la Francia e l'Israele. Ecco, come ben sapete la National League è strutturata, diciamo, in quattro leghe. La Lega A, la Lega B, la Lega C e la Lega D. Sono quattro leghe che si basano su retrocessioni e promozioni, diciamo. Dipende molto dal posizionamento, dipende molto dal rendimento che hai nella National League scorsa. Cioè, per dire, se tu, per esempio, arrivi quarto nella National League, probabilmente, anzi, poi probabilmente sei retrocesso nella Lega B. E è basata su retrocessioni e promozioni, quindi in ogni anno variano le squadre in base alle leghe. Quindi in ogni anno assistiamo a dei cambiamenti comunque tra tante squadre. Detto questo, la Lega A era formata da Croazia, Italia, Olanda e Spagna, che erano le quattro semifinaliste della Nations League scorsa, vinta poi dalla Spagna, che è campione in carica. E dopo avervi detto le squadre che ha beccato l'Italia, vi vado a dire pure quelle della Croazia. Se guardo in alto perché ho il computer, non me le ricordo. La Croazia becca il Portogallo, la Polonia e la Scozia. Quindi, se dobbiamo analizzare questo girone rapidamente, un girone che una squadra come la Croazia lo può passare, ricordiamo, vanno in semifinale le squadre che arrivano prime. E quindi è vero che la Croazia sulla carta ha un girone semplice, però in National League passa la prima classificata in assoluto. Se vi devo fare una previsione, secondo me sarò pazzo, ma secondo me passa la Croazia, perché è una squadra europea, perché si sottovaluta sempre. Però è quella squadra lì che in ogni competizione, sì, magari a livello di rosa non sarà la più forte, avrà tanti giocatori in calo, ma è quella che riesce in qualche modo sempre a in qualche modo passarlo il girone. Comunque nell'ultimo mondiale ha fatto molto bene, all'europeo ha fatto bene, quindi stiamo parlando di una squadra che ha fatto veramente bene negli ultimi anni, e quindi io credo che in questo girone possa passare, ma il Portogallo è più forte sulla carta. Poi vi vado a dire le squadre che ha beccato l'Olanda, perché l'Olanda ha beccato Ungheria, Germania e Bosnia, un girone non troppo complicato, ma neanche un girone facile. Qua ricordo, ovviamente, in ogni girone passa la prima classificata, quindi arrivare secondi, terzi o quarti alla fine non cambia poi così tanto. Sì, se arrivi quarto scendi nella Lega B, una roba di questo tipo, però alla fine passare da secondi, terzi o quarti non cambia più di tanto, perché alla fine, raga, non ci stiamo a girare intorno. La National League è una competizione che non viene calcolata praticamente. È una competizione che viene quasi tralasciata alla fine, perché è come se fosse un allenamento. Sono pari a veramente delle amichevoli, e quindi alla fine non viene considerata molto. Però in questo gruppo qui, senz'altro la Germania è più forte dell'Olanda, che non ha ancora un vero progetto. L'Olanda se la gioca con l'Ungheria, forse per il secondo posto, e poi la Bosnia per il quarto. Invece la Spagna becca Danimarca, Svizzera e Serbia, un girone tosto, tosto, tosto. Siamo sui livelli, secondo me, di Italia, Belgio, Francia e Israele, perché la Svizzera è sempre stata una squadra rognosa per tutti. La Danimarca, idem. La Serbia è un outsider interessante, quindi sì, la Spagna probabilmente passerà, ma non escludo anche una sorpresa, magari del tipo la Svizzera passa prima, perché potrebbe assolutamente accadere. Mentre nel girone dell'Italia abbiamo sì Belgio, Francia, Israele, però alla fine la Francia anche lì lo scorso anno non è manco arrivata in semifinale. Ci sono delle squadre che proprio la National League la ignorano quasi, mettono quasi i giocatori che non giocano quasi mai, o almeno alcune volte fanno turnover, proprio perché tra le mille partite che ci sono già tra nazionale e club, poi un giocatore arriva sfinito. E quindi a volte giocano i giocatori, anzi, più spesso giocano i calciatori che magari non trovano così tanto spazio, ecco. Quindi secondo me nel gruppo
nel gruppo numero 2, secondo me, pronostico che magari sorprende molti, passa l'Italia come prima. E poi Francia come secondo, il Belgio è una squadra non sottovalutare, con una progettualità. Questo sì, ma non è una squadra incredibile. Non vi vado a leggere tutti gli altri gironi, se no stiamo qua fino a domani, ragazzi. Vi ho detto quelli più importanti, quelli della Lega A. Detto questo, vi vado anche a dire quando si giocano le varie partite, perché la prima giornata sarà settembre del 2024, 5-7 settembre, seconda giornata 8-10 settembre 2024, terza giornata 10-12 ottobre 2024, quarta giornata 13-15 ottobre 2024, quinta giornata 14-16 novembre 2024, sesta giornata 17-19 novembre 2024. Quindi alla fine sono anche posizionate male, perché insomma, se fai una competizione di questo tipo, che già non ha senso di esistere, quantomeno falla concentrata, in 2 o 3 settimane te la togli direttamente, anziché dividere queste partite. Tutta roba che io non capirò mai. Poi sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta novembre 2024, spareggi fase a eliminazione diretta 20-25 marzo 2025, quindi tra praticamente più di un anno. E spareggi a fase a eliminazione diretta vuol dire proprio le fasi finali, quasi. Quarti di finale Lega 20-25 marzo 2025, fase finale 4-8 giugno 2025. Quindi questo è un po' il tutto. E spero di essere stato chiaro, non dura tantissimo questo video proprio. Per il resto la Lega B e la Lega C e la Lega D non le sto, ripeto, manco a trattare, perché sono delle leghe completamente inutili. Ripeto, sono le classiche competizioni che andrebbero eliminate, secondo me.